Ministro, le dichiarazioni che ha fatto oggi durante la replica ci hanno lasciato alquanto basiti. Le ha fatto un'analisi di quanto è successo nella piazza, dal suo punto di vista, senza tenere in considerazione che il problema Monte non è la piazza, ma è perché i lavoratori vanno nelle piazze. Lei e il suo governo non state dando risposta a 3 milioni di disoccupati, a 1000 nuovi disoccupati al giorno, a imprenditori che si suicidano, a fabbriche che chiudono, a persone che stanno vivendo la crisi in modo drammatico. Ed è ovvio che quando la tensione sociale non trova risposte da parte della politica, da parte del governo che si diverte a elargire 80 euro ma lascia i disoccupati alla mercé della crisi senza avere soldi per mantenere se stessi e le proprie famiglie, i risultati sono quelli che vediamo nel nostro paese. E lei non può nemmeno fare lo scaricabarile verso le forze dell'ordine. Le dico, Ministro, è stato imbarazzante il goffo tentativo da parte del suo partito di accusare coloro a favore della sfiducia di essere contro le forze dell'ordine. Goffo e imbarazzante. Noi oggi votiamo la sfiducia nei suoi confronti proprio per difendere le forze dell'ordine. Noi votiamo la sfiducia di quel ministro, di quel governo, anzi di quei governi che hanno approvato 5 svuota carcere e hanno messo in libertà quei criminali per cui le forze dell'ordine, gli uomini in divisa, rischiano la vita ogni giorno. Noi votiamo la sfiducia a quel ministro che ha previsto un taglio di 74 milioni di euro nella legge di stabilità alle forze dell'ordine. Noi votiamo la sfiducia a quel ministro che rispetto alle promesse non ha previsto lo sblocco dei salari delle forze dell'ordine. E dica la verità a tutti quei cittadini che lavorano in quei comparti che lei non ha previsto lo sblocco della legge di stabilità. Perché le cose sono due. O lei ha imbrogliato queste persone o ancor peggio non sa scrivere la legge di stabilità per garantire lo sblocco salariale. Non a caso abbiamo visto l'altrettanto goffo comunicato che ha fatto ieri che parlerà col presidente Boccia per mettere a posto la situazione. Vedremo se ce la farà, ma allo stato attuale non c'è un euro per lo sblocco di queste persone che è riuscito per l'ennesima volta a prendere in giro e ha mentito di fronte all'opinione pubblica e di fronte a questo Parlamento. Ministro, lei ha mentito di fronte all'operazione Mare Nostrum. Ci aveva detto che era un'operazione emergenziale che durava poco tempo. Siamo arrivati un anno. Ci aveva detto che con l'inizio di Triton, operazione europea, finiva Mare Nostrum. Adesso ci saranno altri 3 mesi. Fra 3 mesi quale altra balla si inventerà per dire che continua ad andare avanti Mare Nostrum? Non a caso, nella stessa legge di stabilità avete messo altri 190 milioni di euro, erano 5 precedentemente, proprio per favorire l'immigrazione clandestina. E la cosa drammatica, e per questo votiamo la sfiducia, che non vorremmo trovarci fra 3 mesi ancora qui a dover dire che lei ha mentito. Guardi, le facciamo un regalo, abbandoni quella poltrona e la finisca di inseguire la politica delle balle del Presidente del Consiglio Renzi. Le dico che sta rinnegando la sua storia, una storia di centrodestra che andava verso la politica della legalità, verso la politica dell'immigrazione regolare, verso quella politica per i quali molti elettori si sono trovati abbandonati dopo che NCD e lei ha utilizzato i voti di quegli elettori per diventare un partito di sinistra. Ministro, lei, dicevo, si è trincerato dietro le forze dell'ordine e si è trincerato dietro le vittime del mare per quanto riguarda Mare Nostrum. Non possiamo accettare nemmeno che chi vuole fermare l'invasione, chi è per la legalità, sia accusato di essere contro le vittime del mare. E questo, guardi, non lo dico perché lo dice la Lega, lo dico perché lo dicono i numeri. Da quando è partito Mare Nostrum sono aumentati i morti in mare. Quindi anche questa sua balla viene meno. Sapete a chi avete fatto i grandi favori? Agli scafisti? Alla criminalità organizzata a cui aveva dato una manodopera infinita?
e infine a quelle associazioni e quelle cooperative che stanno lucrando sul business degli immigrati clandestini. E quindi, Ministro, le chiederei anche di fare chiarezza su questo. Quali sono queste associazioni e queste cooperative? Riferite anche al suo collegio elettorale. Vorremmo sapere quali sono queste associazioni e queste cooperative. E poi, se mi permette, in questa occasione, parlando appunto di migrazione, parlando del tridente clandestino formato da lei, da Renzi e dalla Presidente Boldrini, che purtroppo, che oggi non è presente, mi auguro glielo riferiscano, mi piace sempre che ascolti quanto la Lega le racconta e le sottolinea, che troppo spesso si mettono a difesa dei clandestini, di chi delinque, di chi viene nel nostro paese pensando che sia terra di nessuno e possano fare quello che vogliono, e troppo poco spesso invece si mettono a difesa dei deboli e degli indifesi di questo paese, e devo dire anche di deboli ed indifese che vengono da altre parti del mondo. E sto parlando per esempio di un silenzio imbarazzante da parte del governo ed anche della Presidente della Camera Boldrini, che si diverte a lanciare simpatiche affermazioni come ieri nella mia regione in Friuli Venezia Giulia, dove diceva che gli immigrati sono troppo pochi, i clandestini sono troppo pochi, però ho sentito un silenzio imbarazzante per quanto riguarda le due persone che in Pakistan, cristiani, sono state bruciate vive da estremisti, o per meglio, come preferite chiamarli voi, dategli il nome che meglio credete, da musulmani, che non possono accettare che ci siano persone che la pensano in modo diverso e che credono in un'altra religione. Vorremmo che anche il governo prendesse posizione su questo, perché è troppo semplice difendere i clandestini per difendere le cooperative e non difendere invece quei poveri e disperati del mondo che non fanno business. Purtroppo i poveri disperati sono quelli che di solito sono lontani dagli interessi affaristici che anche l'immigrazione clandestina comporta in questo paese. Presidente, io vado a concludere sottolineando come la Lega ha sempre difeso le forze dell'ordine e sempre le difenderà. La Lega ha sempre e continuerà a difendere i cittadini onesti di questo paese. La Lega difenderà sempre le persone che sono vittime del reato, non coloro che li commettono lasciandoli liberi come ha fatto questo governo. E proprio per questo, e proprio per questa coerenza, lontana da qualsiasi interessi di accordi o ad accordicchi, la Lega voterà la sfiducia al ministro Alfano. Grazie.